Buonasera a tutti e ben ritrovati con il nostro appuntamento su Masche Radio di Distanze Invisibili. Io sono Matteo Grandi e insieme a me in conduzione c'è il mio alter ego Gigio Montelione. Ciao a Ciao tutti, Gigio e ciao buonasera. Matteo. Allora, la formula ormai iniziate a conoscerla, ogni puntata un ospite che bersagliamo di domande. Questa sera c'è con noi Michele Guaitini, persona molto attenta e molto acuta sui social, ma forse Gigio ce lo vuoi presentare un po' meglio, l'ospite di questa sera? Sì, io dirò delle cose su di lui che tutti hanno imparato a conoscere compulsando la sua pagina Facebook, ovvero un grande runner. Un informatico, un ecologista e una persona che si spende per un mezzo che dai più è considerato antipatico incontrandolo per strada, ma che lui ha trasformato in un motivo di vanto, la bicicletta. La famosa bicicletta. Aggiungo una cosa, poi lasciamo la parola anche a Michele, e un mio ex compagno di banco, perché insomma sono cose importanti che vanno ricordate Non queste. diciamo quanti anni fa. Non lo diciamo. Vogliamo anche aggiungere una persona attenta alle problematiche politiche e che si è speso per degli idealismi importanti, per il Partito Radicale? Sì. Hai un passato da radicale o un presente? Diciamo anche un presente, sono segretario dell'Associazione Radicali Perugia. Ok, va bene, Mi quindi reputo un pannelliano, quindi ok. possiamo dire di sì. Quindi diciamo Siamo tutti pannelliani dentro, qualcuno fuori un po' meno, ma dentro siamo tutti nelle pannelliani. urne quasi nessuno, ma dentro lo siamo un po' tutti. Diciamo che tutti riconoscono quantomeno al Partito Radicale l'importanza di molte battaglie sui temi dei diritti civili e tu continui anche ad essere attivo da questo punto di vista. Noi abbiamo scelto con Matteo di chiamare in trasmissione le persone che appunto più erano attente, più erano sensibili alle cose che stanno accadendo, cose che ovviamente avvengono a livello nazionale, ma che avvengono ovviamente anche a livello regionale e cittadino. Tu quest'oggi hai pubblicato un post molto lungo, hai avvertito i tuoi lettori, dove hai toccato tanti argomenti. Poi vediamo anche qual è un po' la conclusione, e magari andiamo punto per punto a trattare con le domande che ti faremo io e Matteo. Hai Benissimo. definito l'azione, diciamo l'uscita, del governo Conte, da cui prenderà l'avvio. Il 4 di maggio della fase 2 come una comunicazione di stampo paternalistico. Anzi, continua ad essere su questo stampo, secondo te, perché? Perché fa ricadere sui cittadini sostanzialmente parte o gran parte delle responsabilità della riuscita della Io prossima. devo fare una richiesta alla regia, Gigio. Quando ci sono, a me servono i suoni sotto, perché adesso che tu hai definito, in realtà stavi parlando del post di Michele, però la comunicazione di Conte paternalistica, io avrei voluto il suono dei tifosi allo stadio, la Volevano Ola, c'è cioè qualcosa del genere, capito? le musichette quelle, va bene. E poi diciamo, poi affronti il tema sostanzialmente della programmazione del futuro in ordine sanitario, economico, ovviamente toccando il tema dei tamponi, delle mascherine, andiamole a vedere punto per punto, però tu arrivi ad una conclusione che è quella sostanzialmente che il governo ha lasciato tutto nelle mani dei cittadini. Ci vuoi illustrare un pochino meglio questo tuo ragionamento? Sì, intanto premetto, intanto saluto te Gigio, saluto Matteo, saluto tutti quelli che ci stanno ascoltando. Premetto che io questa qua dal 4 maggio non la chiamo fase 2, per me non è una fase 2. Poi ieri mi sono divertito, ieri sera, ad andare a rispulciare alcuni messaggi che avevo su una chat con dei miei amici in cui mi pare il 16 aprile gli avevo detto, ma guardate che vedrete che il 4 maggio, perché già si parlava del 4 maggio perché c'era il decreto che scadeva il 3, guardate che il 4 maggio difficilmente ripartiremo perché vedevo che
che, come si dice qua a Perugia, gli atti non erano belli, nel senso che al di là del comportamento nostro, che è giusto che ci sia, che secondo me stiamo una fase facendo una settimana. Michele, una fase 1.1. Sì, diciamo un aggiornamento della fase 1 che magari copre qualche bug, qualche lieve miglioria di velocità del sistema, però per me non è una fase 2, perché proprio in quei giorni di metà aprile era proprio lo stesso ministro Speranza che aveva dettato le sue regole per passare alla cosiddetta fase 2, che poi sono quelle che magari vedremo più in dettaglio. Dicevo, secondo me i cittadini sostanzialmente si hanno capito la situazione, si stanno comportando bene, continueranno a comportarsi bene, però per la riuscita di ciò che sarà poi la fase 2 e la fase 3, e per me per riuscita non intendo tanto arrivare allo zero contagi o cose del genere, che secondo me è abbastanza un'utopia. Purtroppo noi dobbiamo contemperare da un lato la questione sanitaria, per cui tenere sotto certe soglie contagi, i ricoveri, purtroppo anche i decessi, che comunque qualcosa continuerà inevitabilmente a esserci. Dall'altro dobbiamo anche ottemperare un po' le nostre vite, non solo il lato economico, ma anche il lato proprio sociale, esistenziale, perché ci sono, cioè, a parte chi ha difficoltà col lavoro, ma pensiamo anche a tutti i bambini con le scuole, le stesse famiglie che si devono riorganizzare sotto molti aspetti, cioè sono momenti molto duri, quindi bisogna un po' cercare di bilanciare le cose, e per arrivare al risultato, che secondo me è tenere i contagi sotto certe soglie e permetterci comunque di fare una vita che non sarà quella di prima, perché alcune cose non potremo farle, alcune le faremo in maniera diversa, e magari alcune speriamo saranno anche leggermente migliori, non lo so, però l'obiettivo deve essere un po' quello. Da quanto è venuto fuori invece sembrerebbe che ancora bisogna aspettare, affidandoci unicamente al fatto che i cittadini si comportino bene, quindi non escano di casa, se escono di casa devono mettere la mascherina, tenersi a distanza, ripeto, tutte cose sacrosante e giuste. Però sembra quasi che se poi ci arriviamo a fine maggio, che le cose non dovessero andare bene o che le curve sono alte, eccetera, ci verranno a dire che è colpa nostra che usciamo, che andiamo a fare le passeggiate, la spesa da 5 euro, eccetera, eccetera. E secondo me non può essere così, insomma. Ci sono altre falle grosse, soprattutto da parte delle istituzioni, che in questi 3 mesi che avrebbero dovuto un po' organizzarsi per condurre la fase 2 e poi tutto quello che verrà, ancora siamo molto molto indietro. Io vorrei aggiungere a questo ragionamento di Michele, secondo me un passaggio importante, perché ho se no la sensazione che si stia, visto che questo è il paese della polarizzazione, che poi il dibattito si polarizzi fra i pro apertura e i contro apertura, se apriamo si muore, siete dei pazzi, oppure se rimaniamo in casa l'economia va a rotoli. Allora, io che sono uno che auspicava una fase 2 diversa da quella che ci è stata prospettata, non sono per la riapertura scriteriata, non me la sogno una riapertura scriteriata, però avrei avuto veramente il desiderio di vedere da parte del governo una strategia, un percorso indicato, un segnale di le idee le abbiamo, sono queste, i numeri sono questi, stiamo rispettando dei criteri concreti. La sensazione è che invece in assenza di strategie, in assenza di idee, si continui a stare chiusi perché l'unica decisione che si può prendere è quella di non decidere. Ed è questo che secondo me andrebbe dibattuto, non tanto riapriamo o non riapriamo, perché ormai, ragazzi, non sono i 15 giorni di chiusura in più o in meno che cambieranno l'impatto enorme di questa crisi, ma è l'idea di avere alla guida del paese qualcuno che dimostri di avere le idee chiare. Sì, anche perché poi, non avendo idee chiare, non sai neanche se 15 giorni in più saranno effettivamente 15 giorni, perché qua non so come andrà a finire. Comunque sì, anch'io sono un po' della tua opinione, nel senso, anch'io sono uno, se vogliamo semplificare, sarei pro apertura, però dico anche che in queste condizioni non siamo in grado di riaprire in maniera abbastanza importante le varie attività e le varie cose. Vorrei fare io, come dicevo, l'avvocato dell'avvocato, anche se non sono sicuro di poter rientrare poi in un eventuale... Ormai ti sei ritagliato questo ruolo e lo devi portare più in fondo. L'avvocato dell'avvocato, sappiamo, potremmo chiamare qualcun altro, però vabbè, diciamo che per me farò l'avvocato dell'avvocato.
Ho letto oggi e appunto ne stavo anche vedendo in rete con Michele, alcuni ha detto che stanno facendo molto per le mascherine, le tanto discusse mascherine. Al momento sono riusciti a distribuirne, mi sembra, 3 milioni e 6, riescono a distribuirne 3 milioni e 6 giornaliere per arrivare fino a luglio con i famosi 25 milioni. Poi c'è stata quell'uscita che ci ha messo in contrapposizione, per cui si è calmierato il prezzo. Io ricordo nelle trasmissioni che abbiamo fatto con Matteo, le ultime trasmissioni, che spesso erano intervenute delle persone dicendo, lamentando anzi il prezzo sconsiderato che aveva raggiunto una qualsiasi mascherina, magari a titolo, diciamo, informativo, anche se da questo punto di vista ormai già tutti sono preparatissime, esistono mascherine di diversa natura, quelle che sono definite mascherine egoiste, le mascherine invece altruiste, che hanno altri differenti prezzi e anche differenti modalità di, diciamo, di realizzazione. Il governo ha detto 0,50 e io ti ho replicato, secondo me la mascherina a questo punto diventa un bene necessario come il filone del pane, diciamo, per cui esiste già un prezzo calmierato, perlomeno per una tipologia. E invece sono tutti saltati al collo, compreso te, diciamo, del governo, perché ha messo in piedi, secondo te, un'azione di dissuasione nei confronti dei possibili o degli attuali produttori. Io non ritengo che 0,50 per una mascherina chirurgica possa essere un prezzo che ne disincentivi la produzione, insomma, dimmi che cosa ne pensi. No, io non ho competenze per stabilire quale sia il prezzo giusto. Io contesto la fissazione per legge di un prezzo calmierato, nel senso che se tu comunque Stato riesci a procurare 25 milioni di mascherine al giorno a 0,50, ok, affinché venga venduto a 0,50, ok, lo puoi fare, però imporre ad altri di vendere comunque non sopra quella cifra, comunque è pericoloso. Io ho letto delle testimonianze che poi magari saranno ingigantite, non vere, non lo so, l'ho letto sui giornali questa mattina, adesso neanche ricordo esattamente dove c'era un farmacista, ad esempio, dice: io avevo già c'ho degli ordini in corso per delle mascherine che compro a 1,10, 1,15 e rivenderà non so quanto, adesso forse 1,40, 1,50, e li ha interrotti. Un produttore che era uno di quelli che aveva risposto all'appello che aveva fatto lo Stato settimane fa dicendo riconvertitevi per produrre mascherine, ha detto che si era riconvertito, avrebbe potuto mandare gli operai in cassa integrazione, non lo ha fatto, quindi si è preso forse anche un rischio, ha riconvertito la produzione, fare mascherine che vendeva mi pare a 0,65, 0,70, adesso se tu glielo imponi per legge, cioè magari era uno che comunque sarebbe andato fuori dal mercato perché nel momento in cui lo Stato te ne mette tanti a 0,50 o ti adegui o probabilmente vai fuori, però lui adesso è costretto a venderle a un prezzo che forse non lo so se lo manda in perdita o non so che, anche perché c'è il rischio che poi queste dello Stato arrivino tra un mese a questi prezzi e tu in questo mese rischi di trovarti a corto di mascherine perché chi le deve fare o le farmacie che le stanno comprando in questo momento da altre parti si fermino. Perché dice, vabbè, è inutile che mi faccio le scorte, eccetera, se poi comunque le devo vendere a 0,50 quando le sto acquistando a più. Guarda, io l'altro ieri ne ho acquistata una fashion, però è una artigianale a 12 euro. A 12 Io euro. ne ho una bellissima con il grifo del Perugia a 10, quindi. Vabbè, allora andiamo d'accordo. Allora, parliamo di un'altra cosa, i tamponi che rientrano nella strategia della fase 2 o come amate definirla 1.2, diciamo, i tamponi. Anche da questo punto di vista tu hai evidenziato una sostanziale carenza da questo punto di vista. Anche qua voglio fare l'avvocato dell'avvocato e dirti andiamo a vedere
Però sulla carta, quello che avviene nel giro del mondo, l'Italia al momento rappresenta la nazione che ne ha fatti di più in relazione alla propria popolazione. Cioè, più dell'Italia c'è solamente gli Emirati Arabi, che però penso che contino qualche milione di persone, non 60 milioni sicuramente come l'Italia. Ora, sappiamo che c'è un impegno importantissimo di tutti i laboratori. Sappiamo che in città, diciamo, la dottoressa Mencacci si sta dando da fare, ma che probabilmente verranno riconvertiti anche i laboratori di enti di ricerca. E abbiamo avuto in trasmissione il nostro magnifico rettore che ci ha detto che si sta producendo del reagente di qualità eccezionale. Ora, qual è la tua visione rispetto ai tamponi? Ma dunque, io su questo, come su tutti gli altri temi sanitari, non esperto, non ci capisco veramente molto poco, quindi insomma leggo, mi documento, cerco di fare analisi un po' più logiche sulla cosa. Il mio timore è che più che nel numero, è che i tamponi non siano perfettamente mirati su a chi vanno fatti e quando vanno fatti e con che tempi di risposta, perché uno dei presupposti della fase 2 è quello di individuare i positivi tempestivamente, subito, e di possibilmente isolarli per rompere un po' le catene di contagio. E qui continua a sentire storie di gente che ha sintomi da Covid-19 a cui non viene fatto il tampone, ancora personale sanitario a cui non viene fatto il tampone. Io ho la mia esperienza personale, io sono un'attività che è sempre rimasta aperta, perché è sempre rientrata nei parametri come attività, diciamo, essenziale. E senza che nessuno mi dovesse dare regole o dire come mi devo comportare, eccetera, noi già dal primo giorno, anzi ancora prima che ci fosse il lockdown, quando si era capito un po' che la situazione cominciava un po' a degenerare, avevano chiuso Lombardia, Veneto, eccetera, ci siamo presi le nostre precauzioni, quindi campanello, entra uno per volta, mascherine, guanti, disinfettanti, igienizzanti, eccetera. Ora, io adesso non pretendo che qualcuno venga da me a dire vuoi fare il tampone o ti faccio il tampone, visto che lavori, cioè, sei a contatto con i clienti, vai in giro per le case, però non c'ho neanche la possibilità di dire io vorrei fare un tampone perché ho questo, sento anche una responsabilità addosso frequentando gente per lo più sconosciuta, insomma, di essere un po' più tranquillo anche per gli altri, insomma, e questa possibilità pare che non ci sia, cioè io avrei fatto tanti tamponi a tutti quelli che hanno continuato a lavorare in questo periodo e soprattutto, cioè, a partire dal personale Ah, sì. sanitario, chi lavora nell'RSA, Chiaro, eccetera. chiaro. E mi Quello pare che qui siamo un po' lontanucci, cioè io leggevo dei dati, ad esempio in Germania, dove la percentuale di positivi riscontrati al tampone era anche molto più alta che da noi, co quasi come a pensare che lì li fanno un po' più effettivamente mirati ai veri sospetti o quelli potenzialmente più a rischio. Allora, Michele, io adesso ti voglio invece, visto che abbiamo affrontato argomenti molto seri, ti voglio portare un po' a sdrammatizzare, perché in realtà credo che nascesse come tema serio, ma visto che questo è un paese dove la tragedia si unisce sempre ineluttabilmente alla commedia, se non a volte alla farsa, c'è un tema bellissimo che io vorrei in qualche modo analizzare insieme a voi. Ma noi come ci possiamo definire? Congiunti, affini, affetti stabili, cioè che cosa, chi potremmo andare a trovare ora che si è creato questo straordinario dibattito semantico su una norma oggettivamente di difficile decodificazione? No, cioè, no, veramente non riesco a buttarla molto in faccia, anche perché se penso che adesso durante i controlli stanno facendo un po' le pulci, se uno va a fare la spesa al supermercato che sta a 3 km invece di quello che sta a 1 km da casa e ti fanno un po' di storie, perché succede anche questo, non oso immaginare cosa potrà succedere con questa storia dei congiunti che no, veramente fa un po' ridere perché cioè, tu devi dire cosa puoi fare, nel senso che tu puoi andare a trovare delle persone, puoi dire una volta a settimana, puoi dire non più di due persone in tutto, eccetera. Poi chi andare a trovare, se permetti, cioè
cioè non puoi essere tu a stabilire chi, cioè io se voglio posso voler andare anche a trovare uno conosciuto, una conosciuta in chat in questi giorni di quarantena, cioè la fesa anche un po' affari miei che voglio andare a trovare, perché magari io ho fratelli, genitori eccetera che non sopporto di vedere magari sei un po' ad andare a trovare la zia che non sopporti ed invece dopo due mesi di astinenza magari parti vivo con qualcuno ad esempio. Che riconosca. Però perso un po' di vista la ratio, no? Perché tu adesso, Michele, facevi l'esempio anche del fatto che ti possono venire a fare le pulci se vai a fare la spesa a 3 chilometri invece che a 1, e questo fa un po' il paio con la caccia ai runner. Cioè, secondo me si è persa proprio la ratio. Allora, se io vado a fare la spesa anziché al alimentare a 500 metri da casa, a quello a 3 chilometri, in macchina, rispetto le regole, rispetto le file, ho la mascherina, ma mi spiegate per quale motivo volete venire a sindacare questa mia libertà? No, ma anche perché, cioè, posso farti anche il mio esempio. Io quando faccio la spesa, quella diciamo grossa, che in genere faccio una volta a settimana, magari vado dal mio macellaio di fiducia, dove la mia famiglia si serve da 40 anni, che non è il più vicino a casa, non è lontanissimo, comunque dentro il comune, però c'è un rapporto da 40 anni, per cui lo chiamo il giorno prima e dico quello che voglio, vado lì, ho il sacchetto pronto, pago e vado via. È molto più sicuro per tutti che non dover andare al supermercato più vicino a casa, sul banco macelleria, che magari ho altri 10 clienti intorno che stiamo a distanza più avvicinata, eccetera. Quindi su questo sono d'accordo con te, cioè la ratio delle norme sono quasi sempre giuste, però dopo vengono declinate in maniera molto poliziesca, molto rigida, poi dipende molto anche da siamo in chiusura, vai tu con a proposito volevo non dimenticare una delle tue grandi passioni, che è quella della corsa, della maratona. Tu hai dichiarato che quest'anno ti sei perso delle grandi occasioni, però io volevo chiederti una cosa in particolare. Non so se tu lo conosci, forse lo conoscerai, anche se non è tra i più noti, c'è un famosissimo dei film degli anni 70 inglese, del New Cinema inglese, che si chiama La solitudine del maratoneta, The Loneliness of the Long Distance Runner, tradotto in italiano come Gioventù, amore e rabbia. Ora io proprio il titolo reale di quel film è La solitudine del maratoneta. Come è stato possibile associare al maratoneta, al corridore, diciamo la nomea di untore, se è una persona notoriamente solitaria che vive la solitudo, come diceva il nostro amato santo conterraneo, solitudo magna beatitudo. Come è stato possibile questo? Come hai vissuto tu questa? Michele, hai 20 secondi. 20 secondi. Ah, non conoscevo il film, adesso lo andrò a cercare subito. L'ho visto dai primi periodi molto male, perché veramente c'era una forte pressione verso chi andava a correre. Io poi, girando anche in bici come mezzo di trasporto, ero proprio come mi muovevo, mi impallinavano. Devo dire che da quando hanno introdotto quella limitazione di andare in prossimità della casa, quindi hanno chiuso i parchi eccetera, le cose sono un po' migliorate, perché si è data un po' la sensazione di voler porre un freno a questa attività che sembra il peggiore dei mali di questo mondo. Sei stato riabilitato, dai, sei stato finalmente riabilitato anche dall'avvocato, dai. Grazie. Benissimo, e noi aspettiamo soltanto di vincere una quarantina di medaglie alle prossime Olimpiadi a sto punto, perché siamo riscoperti un popolo di runner e di pentatleti. Assolutamente. Ciao a tutti e buona serata. Ciao, 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 ciao a tutti. E da Gigio Monteleone, ciao Michele. Ciao.